Siamo con Simone Mottola, presidente dell'associazione SD Basket Giardini Margherita. In questo contesto, tanti eventi sportivi organizzati nella città di Bologna. Sì, siamo all'interno del Garden Sport Festival che è iniziato la prima settimana di giugno con la pallavolo e terminerà con lo Street Soccer 4.4 a fine settembre. Oggi siamo a presentare invece la parte più culturale e meno sportiva sul campo, che prevede 10 serate. Il titolo dell'evento della kermesse è Libri, Storia di Sport, le grandi imprese bolognesi e soprattutto legate ovviamente alle grandi discipline sportive, ma non solo, perché si racconteranno anche storie magari meno conosciute di discipline sportive meno importanti. Anche da questi eventi è la forma di una rinascita anche in corso di pandemia. Assolutamente sì, noi siamo abbastanza rigorosi nel limite del possibile con il protocollo anticontagio. Tramite l'evento di basket che sta terminando abbiamo visto che la gente sta capendo la problematica, cerca di non fare troppi assembramenti, è un impegno molto faticoso rispetto al solito, ma come giustamente hai detto la città di Bologna doveva rispondere e noi nel nostro piccolo l'abbiamo fatto. Siamo con Franz Campi, ideatore e direttore artistico della manifestazione. Questi sono eventi che danno l'input per una rinascita, per un ritorno alla vita sociale, a quello che eravamo prima della pandemia? Intanto spero che il dopo sia diverso, che ci sia più attenzione alla sostenibilità ambientale e ai rapporti umani, visto che quando eravamo a cantare sulle terrazze dicevo sì, i rapporti umani, eccetera, invece adesso mi sembra che sia uguale a prima, invece bisogna essere impegnati anche su questo. Io sono un grande appassionato di lettura, mi piacciono la letteratura, i saggi, i fumetti anche, e da anni avevo in mente questa cosa perché sono anche uno sportivo, ex sportivo, si vede la pancia, ma continuo a praticare la mattina da solo, alle 6:30, 7 al campetto quando nessuno vede. Ma questo per dire che sono convinto che lo sport sia fondamentale nella vita di tutti quanti noi, e sono convinto altrettanto che i libri siano fondamentali e il teatro sia fondamentale. Quindi l'idea di questa manifestazione è mettere assieme, legare assieme queste voci che raccontano appunto la storia di grandi protagonisti dello sport. Sono storie di sacrifici, di grande disciplina, di fallimenti, di rinascite e di trionfi. E sentirlo raccontare da chi le ha vissute queste storie e chi ha scritto dei libri su queste storie o chi ha recitato raccontando queste storie, per me è un'opportunità molto bella. Saremo a Giardini Margherita dal 26 di luglio al 6 agosto. 10 spettacoli, ingresso gratuito, grandi giornalisti, scrittori, grandi atleti del passato, qualcuno anche del presente, e soprattutto tanta voglia di stare insieme e ascoltare le vicende di chi ce l'ha fatta e chi non ce l'ha fatta per un pelo. C'è una trade union tra teatro, musica e letteratura in questi spettacoli? Assolutamente, ci sono due spettacoli, uno di Giorgio Comaschi, scritto da Civolani, Mitico Civ, sulle vicende di Dall'Are, come il dottor Paradiso. E poi abbiamo uno spettacolo invece di Ivano Marescotti, scritto da Maurizio Garuti e con il pianoforte di Daniele Furlati, che racconta le vicende indimenticabili e divertentissime dell'unico vincitore bolognese del Giro d'Italia nel 1914, Calzolari, uno che si faceva questi 400 km da muro a muro, si andava da buio a buio, la gara durava, ed è una performance teatrale imperdibile. Ecco, siamo con Marco Bonamico, ex campione di basket e testimonianza di un evento sportivo qui nella città di Bologna. Gli eventi sportivi possono essere una rinascita in questo contesto pandemico per essere da volano a tutte quelle iniziative che si pensi poi di tornare ad una normalità? Beh, perlomeno ci proviamo. Parliamo di sport, visto che per ora lo sport dal vivo si può vedere poco, però è in attesa che questo succeda. Il presidente della Federcalcio, Gravina, ha detto che con la vincita della nazionale è un buon volano per tutta l'intera nazione. Eventi come questo nella città di Bologna sono da traino lo stesso come poi la vincita di un europeo in più piccolo? Beh, sono dimensioni molto diverse, poi onestamente non credo che il calcio abbia bisogno di una vittoria all'europeo per essere lo sport più popolare in Italia, quindi potrebbe valere se ad esempio il basket vincesse le Olimpiadi, ecco, quello sarebbe una grande promozione per il basket. Ecco, siamo con Rosa Amorevole, presidente del quartiere Santo Stefano.
Una bellissima iniziativa, una tematica sportiva che poi dà volano a tutte le attività della città, no? Beh certo, è un'opportunità in più a quello che è stato per questi anni l'iniziativa del playground dei Giardini Margherita. Quest'anno, come si può vedere dal programma, lo sport viene trattato anche dal punto di vista culturale, quindi attraverso le produzioni di libri, di giornali e anche dal punto di vista artistico e teatrale. Quindi credo che sia un'ottima opportunità per ampliare l'offerta culturale dei Giardini Margherita e quindi aumentare la fama di questo evento estivo che raccoglie la presenza di moltissimi bolognesi ogni volta intorno al campo. Di solito Bologna ad agosto, no? Diciamo, durante il periodo estivo, si svuotava, e da diversi anni che non succede più questo. E perché la gente ha cambiato modo di andare in vacanza, o anche perché la città si è uniformata a questo trend e ha iniziato a proporre sempre più attività a servizio dei cittadini? Beh, diciamo che sono diversi anni ormai in cui le estati sono modificate nelle grandi città. Sicuramente Bologna e l'amministrazione ha saputo anche cogliere questo cambiamento in atto, non più fatto di chiusure totali ad agosto, ma fatto di ferie scaglionate laddove si hanno le ferie, oppure passaggi anche dei turisti che oggi ci sono rientrati a Bologna, quindi la città si presenta comunque con persone che la visitano, che ci stanno, che vivono e quant'altro, e quindi è importante che anche le manifestazioni che vengono proposte sulla città seguano questo cambiamento che ormai è nato da qualche anno.